Ciao a tutti! Oggi non so bene di che cosa andrò a parlarvi perché mi sono svegliata con una strana sensazione. Avevo bene in mente una lista di motivi, di cose per cui non dovrei essere su YouTube, una serie di motivi che mi rendono proprio inadatta a fare video su YouTube, eppure sono qua, quindi volevo dar voce a questi miei pensieri appunto in questo video. Quindi mettetevi comodi e preparatevi a una sorta di sfogo. Il primo motivo per cui sono una pessima YouTuber è che non so autopromuovermi, non so pubblicizzare i miei contenuti, non so vendermi in un certo senso. Non è che io non sappia come farmi pubblicità, non è che io non abbia idea di come spammare i miei video su tutti i social e quant'altro. Il fatto è che non voglio farlo perché non mi piace. Mi dà letteralmente fastidio dover chiedere a qualcuno di guardare i miei video, chiedere a qualcuno di sostenermi in un qualche modo, mi dà fastidio disturbare la gente, mi dà fastidio pensare che la gente si perda tempo a guardare i miei video perché io gliel'ho chiesto. Il fatto è che non mi riesce naturale perché non è una cosa che mi appartiene farmi vedere, mettermi in mostra. Sicuramente l'avrete notato che non ho mai chiesto di iscrivervi al canale, non ho mai chiesto di mettere mi piace ai miei video, non ho mai chiesto di condividere i miei video. E adesso che ci sono un po' di problemi per quanto riguarda YouTube, perché non arrivano magari le notizie, non vengono visualizzati i video nella sezione iscrizioni, a meno che non attivi le notifiche tramite la famosa campanella, non chiedere quindi alle persone di magari seguirti sui social, di seguire il canale, di cliccare quella benedetta campanella comporta perdere tante visualizzazioni, perdere tanto pubblico. Me ne rendo conto che probabilmente dovrei anche io chiedere e far presente questa cosa, ma non mi riesce naturale, non è più forte di me. Per dirvi, a me dà anche fastidio dire che sono affiliata ad Amazon. Non so se l'ho mai detto qua su YouTube che sono affiliata ad Amazon, anche se è scritto in tutti i miei video, in tutte le descrizioni. A me scoccia dover chiedere alla gente di fare qualche cosa, perché se una persona volesse aiutarmi, anche semplicemente condividendo il mio video, lo farebbe di sua spontanea volontà, non ha bisogno che io glielo vada a chiedere, non ha bisogno che io chieda di mettere mi piace o di iscriversi al canale. Se è una cosa che interessa e piace, una persona lo fa di sua spontanea volontà ed è quello che io vorrei. Vorrei che tutte queste cose vi venissero spontanee, non vorrei chiedervelo e non vorrei che lo faceste perché io ve l'ho chiesto. Non so se si capisce questa cosa. Comunque anche questo è un grande limite perché io lavoro tanto dietro al canale, leggo tanti libri, tante cose, le acquisto con i miei soldi, quindi avere un piccolo aiuto economico derivante dall'affiliazione ad Amazon è veramente molto importante per me. Per me è già tanto sapere che qualche persona ha visto i miei contenuti, ha commentato, si è preso il disturbo di mettere magari mi piace o di seguirmi costantemente. Io sono veramente, ma veramente immensamente grata per questa cosa. Non è scontata, io non do mai per scontato che un mio video venga per forza visualizzato tot dai miei iscritti. Dall'altra parte però è vero anche che io metto molto impegno nel canale, soprattutto nell'ultimo anno mi sono impegnata tantissimo. Ho dedicato tanto del mio tempo, tanto me stessa e ho lavorato effettivamente tanto, perché potrà sembrare una sciocchezza filmarsi, editare, tagliare, pubblicare online. In realtà c'è molto lavoro dietro, soprattutto per quanto riguarda alcuni tipi di video. Io non sono una persona competitiva. Gira che ti rigira, io non mi piace competere. È il motivo per cui ho abbandonato tutti gli sport che ho mai iniziato in vita mia, perché non mi piace dover competere con qualcuno. Perché dovrei farlo? Perché dovrei mettermi a competere con qualcuno che fa i video simili ai miei? Per quale motivo? Se una persona è interessata ai libri, a vedere video sui libri, può vedere i miei come può vedere quelli di A, B, C e D allo stesso modo. Non è che se guarda i miei non guarda quello degli altri. Quindi io tutta sta grande competitività, questa invidia verso gli altri, questo volere emergere a tutti i costi, non la capisco e probabilmente è un limite mio anche in questo caso, perché tutto il resto del mondo invece è super competitivo.
Non mi faccio alcun problema a pubblicizzare un canale più piccolo, a condividere un video magari che mi è piaciuto di una persona con meno iscritti di me. Chi se ne frega quanti numeri abbia, quello che importa è il contenuto dei suoi video, l'importante è quello che vuole condividere e comunicare. Però questa cosa molte persone non la capiscono. Un altro motivo per cui sono inadatta a fare video su YouTube è la mia insicurezza. Non si vedrà forse tantissimo negli ultimi video, ma dai primissimi si capisce benissimo, sono una persona totalmente insicura di me stessa, della mia fisicità, di come parlo, di come lo dico, dei gesti che faccio, delle espressioni che faccio, di tutto essenzialmente. Con il tempo però ho imparato un po' a mascherare queste mie insicurezze, allenandomi, facendo sempre più video, parlando sempre di più alla videocamera, mi sono un pochettino più rassicurata, sono entrata un po' in una bolla nel mio mondo, il mio canale è una piccola comunità, una piccola bolla in cui mi sento libera di essere me stessa e di esprimermi come meglio preferisco. Però questo non ha abbattuto e demolito completamente tutte le mie insicurezze. Io rimango tutt'oggi una persona molto insicura, soprattutto per quanto riguarda il mio aspetto fisico. Quindi, siccome io mi ritengo inadatta a fare video su YouTube per tutta questa serie di motivi, perché sono ancora qua? Perché sto filmando questo video? Io sono qua perché non mi importa. Io non faccio video semplicemente per gli altri o semplicemente per farmi vedere, per essere qualcuno, per sentirmi qualcuno. Io so chi sono. Sono Donatella. So quello che mi piace, so quello che vorrei fare. Ho dei sogni e vorrei realizzarli. Per me YouTube è un mezzo. È stato di grande aiuto in questi anni per abbattere un po' i lati negativi della mia timidezza, mi ha permesso di aprirmi molto ad altre persone, mi ha permesso di conoscere persone nuove, mi ha dato la possibilità di entrare in un mondo che diversamente non avrei mai scoperto, mi ha dato tante possibilità, tra virgolette, lavorative, mi ha dato l'opportunità di collaborare con delle case editrici e con delle aziende. Mi ha dato l'opportunità di dire la mia su alcune cose, su quello che penso, su quello che mi circonda. Mi ha permesso di farmi conoscere dalle persone e io spero con tutto il mio cuore che mi permetta anche di trovare un lavoro che mi piaccia, che mi permetta di fare delle mie passioni un lavoro. Quindi chi se ne frega se questo video lo vedrò solo io, i miei gatti e il vicino di casa. Chi se ne frega se non sono brava a farmi pubblicità? Un po' meno chi se ne frega se sono insicura perché poi ci rimango male. Però sono esperienze che mi permetteranno di crescere come sono cresciuta fino adesso. Quindi voglio dire, chi se ne frega di tutto questo? Chi se ne frega se non sono capace? Chi se ne frega se non riesco a fare le cose nel modo, diciamo, corretto? Le faccio a modo mio! Ed è quello che vorrei dire anche a voi, ovvero di non abbattervi se qualcosa che vi piace, vi appassiona, non sta andando come vorreste, di non demordere, perché se è una cosa che vi piace, che vi appassiona, se avete qualcosa da dire, da comunicare, non dovreste stare zitti. Continuate per la vostra strada, fate le cose nella maniera non corretta, non come la fanno tutti gli altri. Chi se ne frega, siate voi stessi, fate quello che vi piace fare, che vi appassiona. Prima o poi riuscirete a realizzare i vostri sogni e prima o poi raggiungerete i vostri obiettivi. Inoltre non abbiate la smania di fare tutto subito, che se iniziate qualche cosa dovete ottenere i risultati entro un mese, altrimenti abbandonate tutto. Se io avessi fatto così a quest'ora non sarei qui, perché praticamente per un anno i miei video non se li è guardati nessuno, nemmeno i miei gatti, quindi ognuno ha il proprio percorso e raggiunge i propri obiettivi in tempi e modi diversi. Va bene confrontarsi con gli altri, però bisognerebbe guardare molto di più a se stessi. E questo lo dico soprattutto a chi invidia molto le persone online che sembrano avere una vita perfetta, che non gli succede mai nulla di brutto. Ricordatevi che condividono con voi solo le cose che vogliono condividere, quindi molto probabilmente solo le cose belle della loro vita. Non è detto che non abbiano affrontato dei momenti difficili, non è detto che per arrivare a quel successo abbiano faticato e lavorato veramente tanto.
Direi che ho parlato anche a sufficienza. Il video è finito, andate in pace. Spero che questo video vi possa essere utile in un modo o nell'altro e noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!